Un archeologo ha scoperto una mummia minuscola e questi sarcofagi egizi saranno aperti per la prima volta dopo 2500 anni. In più ci saranno altre tantissime scoperte uniche che la scienza ancora non sa spiegare nel video di oggi. Ti elencherò infatti molto velocemente alcune delle scoperte più strane mai fatte in giro per il nostro pianeta. Fammi comunque sapere con un commento se questo tipo di video possono piacerti di più o preferisci quelli più lunghi e dettagliati. Ricordi l'ordine del silenzio? L'ordine religioso presente nella serie TV Doctor Who. Bene, ora guarda questi teschi che sono stati ritrovati dagli archeologi nel Caucaso. Si trovano all'interno di una cassa sulla quale c'era l'emblema di un'organizzazione occulta tedesca di fine anni 30, conosciuta come Ahnenerbe, il cui scopo era quello di ricercare reliquie mistiche ed ancestrali. A giudicare dalle forme dei crani, gli esseri a cui appartenevano questi resti dovevano essere provvisti di corna, bipedi ma privi di bocca e con piccoli fori ai lati della testa. A chi appartenessero questi crani e cosa stessero cercando gli Ahnenerbe nel Caucaso rimane ad oggi un grande mistero per gli scienziati. Una grotta contenente 17 piccole bare è stata accidentalmente scoperta in Scozia. Ogni bara era lunga meno di 10 cm e poteva stare facilmente nel palmo di una mano. Le bare erano inchiodate e al loro interno vi era una statuina scolpita di sesso maschile che indossava anche degli abiti cuciti appositamente. Alcune di esse erano prive di una o entrambe le braccia e il senso di tali bare o statuine rimane ancora ignoto. Si ipotizzò che facessero parte di un rituale magico, molto simile a delle bambole voodoo. Gli archeologi thailandesi hanno invece trovato le ossa di un enorme animale, a pochi chilometri da Bangkok. La testa da sola misurava 3 metri, mentre l'intero scheletro era lungo oltre i 12. Gli scienziati, studiando le ossa, hanno capito che si trattava di una balena vissuta circa 5.000 anni fa. Questa scoperta potrebbe servire come prova che, migliaia di anni fa, alcune zone del sud-est asiatico erano completamente ricoperte d'acqua. Per la prossima scoperta, invece, ci spostiamo in Egitto. Infatti nel 2019 gli archeologi hanno scoperto 30 sarcofagi in legno con all'interno delle mummie, i quali erano stati sepolti nel cimitero di Al-Asasif 3.000 anni fa e che si presentavano in ottime condizioni. I sarcofagi giacevano uno sopra l'altro a diversi strati di profondità. Vennero scoperti quasi per caso, diventando la più grande scoperta archeologica degli ultimi decenni. Ma solo un anno dopo, ovvero nel 2020, gli archeologi hanno scoperto una nuova sepoltura e rinvenuto altri 59 sarcofagi. Gli archeologi hanno scoperto camere nell'antica necropoli di Saqqara ad una profondità di 10, 11 e 12 metri, le quali erano completamente piene di sarcofagi intatti praticamente. Tutte le mummie erano conservate in perfette condizioni ed anche la vernice sui sarcofagi era quasi totalmente integra. Resta ancora da definire però l'identità di tali tombe. In Ucraina invece è stata ritrovata un'antica tomba piena di romanticismo, in stile Tim Burton. In quanto in essa vi erano due scheletri vecchi di 3.000 anni che si abbracciavano, a dimostrazione del fatto che neanche la morte avrebbe potuto separarli. Mentre questa piccola mummia è stata trovata nel deserto cileno di Atacama e ha perseguitato gli scienziati in tutto il mondo per quasi 20 anni. Lo scheletro è lungo solo 15 cm ed il suo cranio insolitamente allungato suggerirebbe origini aliene. Ma l'analisi del DNA ha dimostrato che si tratta di un essere umano a tutti gli effetti, anche se gli scienziati non sono in grado di spiegare l'anomalia del suo aspetto. Nel 2020, durante gli scavi di una tomba egizia vicino a Suan, gli archeologi hanno scoperto il corpo di un coccodrillo sepolto nella sabbia. In un primo momento non hanno dato particolare importanza a tale scoperta, ma in seguito ad ulteriori scavi è stata rilevata una fossa comune con ben 11 coccodrilli mummificati sepolti da ben 2500 anni. Il motivo di tale sepoltura rimane tuttora ignoto, anche se in passato sono stati già trovati altri coccodrilli mummificati che avevano anche dei pezzi di manzo nei loro stomaci. Gli archeologi ipotizzano che le mummie di coccodrillo potrebbero essere dei sacrifici con lo scopo di ingraziarsi il dio egizio Sobek. Ma siamo davvero certi che l'uomo non abbia mai vissuto a contatto con i dinosauri? Il dubbio potrebbe sorgere guardando queste misteriose statuine in ceramica, trovate nei pressi della città messicana di Acambaro, nel 1944. Infatti furono scoperte ben 33.000 statuine risalenti a circa 5.000 anni fa. La maggior parte di esse raffigurava dei dinosauri, il che è davvero straordinario,
in quanto le popolazioni di quei tempi non avrebbero potuto essere a conoscenza dell'esistenza dei dinosauri, ma anche delle loro forme, come tutti invece conosciamo oggi. E ad intensificare il mistero, c'è da dire che alcune statuine raffigurano anche degli UFO. Nel 2007, dei costruttori danesi hanno disotterrato uno strano teschio. All'inizio pensarono fosse il teschio di un cavallo, ma poi quei geniaci scoprirono che somigliava maggiormente al cranio umano. Gli scienziati che hanno poi esaminato il teschio sono rimasti sorpresi, perché i resti non appartenevano a nessuna creatura conosciuta dalla scienza, anche se non hanno più di 800 anni. Mentre gli studiosi stanno ancora cercando di scoprire a chi potesse appartenere tale teschio, un artista ha ipotizzato come potrebbe apparire la creatura. Beh, sembrerebbe proprio Gollum. Ora, guarda attentamente questa mummia. Quest'uomo visse in Sud America nel XVII secolo. Aveva due teste ed era gigantesco. Parliamo di oltre 3,5 metri di altezza. Presumibilmente si dovrebbe trattare di una mummia di gemelli siamesi effetti anche da gigantismo. O magari si tratta di un vero gigante, o ancora di un esperimento alieno. Ma durante le riparazioni stradali nel centro di Heyuan, degli operai cinesi hanno trovato ben 43 uova fossilizzate e si è scoperto che erano rimaste nel terreno per circa 70 milioni di anni. 19 uova erano in condizioni eccellenti ed alcune avevano un diametro fino a 13 centimetri. Gli scienziati ritengono che queste uova appartengano ad una specie di dinosauro a noi sconosciuta e si spera comunque che la loro mamma possa trovarsi nei dintorni. Harry Potter trova la pietra della risurrezione all'interno del boccino d'oro, ma lo studente britannico e babbano Aaron Smith è stato ancora più fortunato. Mentre camminava lungo la spiaggia, trova una roccia misteriosa, leggermente più piccola di un pallone da calcio. E quando lo studente la divise in due, all'interno c'era un fossile di un mollusco marino molto raro che visse sulla Terra 185 milioni di anni fa. La roccia era esternamente ricoperta di pirite dorata, il che significa che può essere lucidata fino a diventare d'oro. Un gran bel boccino. Gli archeologi trovano spesso mummie di gatti in Egitto, ma questa risalente a 2500 anni fa è stata sottoposta ad un test di risonanza magnetica e i risultati sono stati scioccanti. Si è scoperto che all'interno della mummia del gatto c'erano ben 5 zampe posteriori, 3 code, 0 costole e al posto della testa c'era un gomitolo di lana. Beh, che dire, una cosa davvero macabra. Ma sempre in Egitto, vicino Luxor per la precisione, gli archeologi hanno trovato anche la protesi più antica della storia. Si tratta di un alluce prostetico fatto in legno e pelle ed applicato sul piede di una mummia di una donna sepolta nel 950 a.C. La qualità del lavoro è davvero sorprendente, considerando soprattutto il livello della medicina a quel tempo. In Francia, i paleontologi hanno trovato un femore di dinosauro, le cui dimensioni gigantesche sono piuttosto impressionanti. È lungo circa 2 metri e pesa 500 kg, più o meno il peso di 2 Harley Davidson. I paleontologi erano sorpresi dalle ottime condizioni in cui si trovava l'osso, in quanto c'erano ancora tracce di tendini e muscoli, e supposero che appartenesse ad un dinosauro appartenente alla classe dei più grandi, i sauropodi, che raggiungevano almeno i 20 metri di altezza. Gli abitanti di un villaggio in Cina hanno scoperto i resti di un drago. Lo scheletro è lungo 18 metri e ha la forma di un serpente molto grande con una testa di drago cornuta. Gli scienziati non hanno commentato questa scoperta, ma secondo molti si tratta di un falso. Ed anche io la penso così. Ma se il colosso di Rodi dovesse aver bisogno di una palla con cui giocare, dovrebbe recarsi in Bosnia e Erzegovina e infatti lì può trovare la palla giusta per lui. Proprio questa gigantesca sfera è formata da basalto e ferro e raggiunge il peso di 37 tonnellate per un diametro di 3 metri. Ci sono ancora molte altre sfere simili, ma più piccole, disperse nella foresta. E geologi credono che le piccole rocce abbiano attratto particelle solide fino a diventare questa enorme palla. Ma altri esperti, invece, sono certi che queste enormi sculture in pietra siano state create da un'antica civiltà balcanica ormai scomparsa. Ma se lo stesso gigante avesse bisogno di pentole di pietra, dovrebbe recarsi nella Valle delle Brocche nel Laos. Qui sono state ritrovate migliaia di brocche alte 3 metri dal peso di 6 tonnellate. Gli scienziati non hanno idea di chi le abbia fatte, di come ci siano finite in questa valle e quale fosse il loro utilizzo. La teoria più comune vuole che tali brocche fossero utilizzate per raccogliere l'acqua piovana o anche come forno crematorio. E il filmato che stai guardando in questo momento viene girato in una grotta in Thailandia ed ha fatto il giro del mondo molto velocemente.
si può vedere lo scheletro di un gigante alto circa 6 metri, avvolto da quello che appare come lo scheletro di un serpente. Tale video si è poi rivelato essere solo un'opera d'arte di un artista taiwanese. Infatti lo scheletro è fatto semplicemente di plastica. Ma in giro per il mondo gli archeologi continuano a trovare realmente scheletri di persone giganti che la scienza non è in grado di spiegare. Quindi, ti è piaciuto questo video? Abbastanza veloce. Fammelo sapere con un commento, ma fammi sapere anche quale notizia ti ha sbalordito di più. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!